back in ETV. Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Balcony TV Trento. Io sono Jenny, sempre qui in diretta dalla splendida location del Muse. Ad esibirsi con noi oggi ci saranno i Boccia Pannoccia e il brano che hanno deciso di portarci è Ideologia del Disarmo. Buon ascolto. Di rose dagli steli legnosi. Oltre i confini del parco, i nomi di altri uomini asportati dal pianeta a colpi di arma da fuoco. Posti uno accanto all'altro a seguito di un processo di riduzione della complessità il cui obiettivo è tradurre vite umane in una a massimo due variabili. È così che la città diventa spiegabile a chi viene da fuori. Basta dire, la tua meta si trova tra i leader non violenti. Di supporti magnetici contenenti musica rock conduce all'abuso di droga e che i leader non violenti più famosi vanno celebrati con cartelloni fatti a mano da appendere in corridoio. Frasi strappalacrime in un'iposca, malamente parafrasate da un'enciclopedia cartacea, contribuivano a rinsaldare l'ideologia del disarmo, rintracciabile su ogni singolo muro e in ogni singola aula dell'istituto. Della palestra. I poster degli anti-abortisti, ritraenti bambini senza denti che mi si rivolgevano dicendo grazie mamma per non avermi ucciso. Le lezioni di autodifesa durante le quali non furono mai menzionate le ginocchiate nei coglioni. Che scelsero il martirio pur di preservare la propria verginità, rappresentate tra ceste colme di rose odorose ed elevate a modello spirituale di comportamento. Sabato del villaggio. Con il tempo ho appreso che ci sono formule e rituali che non è dato disimparare se si vuole guadagnare un posto sicuro all'interno di una teca di vetro. Tra di essi, il controllo della lingua quando la conversazione si fa brutale. Tra di essi, mostrare interesse nei negozi di pentole, ma non quelli di coltelli. Tra di essi, rose viole con cui ornare il petto e il crine.
stato solo tornando a casa l'ultima volta che ho rivisto me stessa oltre i confini del parco, nell'atto di mutare forma. Non ero più una ragazza o una volpe. Ero la vipera che avevo incontrato nelle storie di mio nonno. Quella che fuggì dalla teca di vetro poco prima di essere trasportata nel laboratorio della scuola, dove l'attendeva un vaso di formaldeide. Complimenti, bravissimi. Grazie. So che state lavorando ad un progetto, volete parlarcene un po'? Sì, l'ultimo progetto al quale ci siamo dedicati è consistito nel musicare un film muto degli anni 20 che è considerato uno dei primi film femministi e abbiamo deciso di recuperarlo perché ci pareva triste che fosse stato dimenticato e quindi abbiamo realizzato una colonna sonora ad hoc per eventualmente portarlo in giro, fare delle serate, delle performance. Bene, solitamente suonate solo voi due, avete altri componenti? Siamo solo noi due. Ok, allora noi vi ringraziamo, grazie ai Bozza Pannoccia. Noi ci vediamo ad una nuova puntata di Balconi TV Trento, continuate a seguirci. Balconi TV.